Tu gli ho guidato un po'. No, tanto lo sa bene. Da solo. Salve a tutti, scusate. Ci sedete? No, da solo. Un attimo, facciamo prima le foto. Un attimo. Pippo, aspetta. The drink. Thank you. Ma che ho panicato, di questo. No, ovviamente in Olanda il calcio è maggiormente offensivo, mentre in Italia ci si concentra molto più sulla tattica. Sono convinto che trasferirmi qui in Serie A sia un grande passo per me nella mia carriera. Devo dire che non ho avuto grossissimi infortuni in Italia per evitare un mio grosso impiego. L'allenatore non ha voluto inserirmi nelle rotazioni fisse, è stata una sua scelta. Sono un classico numero 9, ma non amo molto parlare delle mie caratteristiche o parlare in generale del mio rendimento, preferisco dimostrarlo sul campo. Ovviamente conosco Alberto Gilardino, spero ovviamente che possa unirsi a noi, e ovviamente è un attaccante dal quale posso imparare molto, che ha grande esperienza e ha mostrato il suo valore in questi anni. Valore, in particolare i difensori, arrivando in Serie A sinceramente non avevo dubbi che sarei arrivato in una squadra forte. E what about your moves in Chelsea? What was the situation? You were a player of Chelsea in London opportunity. Ovviamente è sempre molto bello sentire delle parole di apprezzamento dal proprio presidente, ma come ho detto voglio concentrarmi sul dare il mio massimo in campo. Ovviamente da questa prima stagione mi auguro che il Palermo possa arrivare in una ottima posizione di classifica, naturalmente cercheremo domenica di centrare i 3 punti di fare del nostro campo. Lorenzo Augusto? Perché no? Sinceramente mi sentirei pronto a scendere in campo e a dare il 101% in qualsiasi partita con